ragazzi, sono Barbie Xanax e volevo presentarvi le novità del 2015 di questi canali. Soprattutto di questo canale, perché non lo sapessi, io ho anche un secondo canale che si chiama Barbie Xanax Factory, dove essenzialmente io parlo dei cavoli miei, di quello che penso, eccetera, eccetera. Quindi capisco che non me ne possa fregare di meno. E soprattutto assaggio dei cibi strani che neppure io so che cosa sono, però sono molto carini. E quindi l'assaggio per quello. Sapete, ci sono delle rubriche sul mio canale, tipo parlo di libri, eccetera, eccetera, faccio recensioni, ho fatto quelle al movimento così, sembravo molto Mr. Burns. Però volevo dirvi che ho deciso di fare dei cambiamenti su questo canale. Ho visto che vi piacciono tantissimo i video su 10 cose, 10 film così, 5 curiosità su questo o quell'altra cosa, e ho pensato di estenderlo anche agli attori. 5 curiosità su quanto è poraccio Johnny Depp, cose di questo genere. Ogni volta che parlo di Johnny Depp mi arrivano un sacco di insulti. Pensiamo ad altre cose. Una cosa che cambierà, che lascerò di questo canale, sono i video delle news, perché non me ne può fregare di meno, detto così tranquillamente. Però vi voglio bene per questo, perché siete sinceri con me, ed è pure giusto. Rimarranno anche i video trivia, dove si indovina qualche curiosità sul cinema, però se avete dei suggerimenti su come migliorarli, ditemelo. Perché a me non convincono del tutto, c'è qualcosa che ancora non mi torna su quei video. Rimane il Cine Glossary, rimango i Movix, ho in mente di fare dei Movix, devo solo trovare il tempo per girarli, perché c'è l'inverno, quella cosa chiamata inverno di cui parla spesso il TG. La luce va via, io non ho mai comprato gli ombrellini, quelli per fare luce, perché non so dove piazzarli, quindi utilizzo una finestra. Illuminazione professionale. E la luce, quindi o se mi volete vedere tutta super scura, oppure io vicino a così, quindi ho poche ore per girare tutti i Cine Glossary. Sì, quali Cine Glossary? I Movix. Questo video è un pochino strano, rimarranno i video sui libri, non so se ve l'ho detto, però ci saranno delle novità, e le novità saranno... Rullo di tamburi. La prima cosa è un Cine Club. Oh mio Dio, Barbie Xanax si è proiettata qualcosa. No, è una cosa poraccia. È il Cine Club poraccio con Barbie Xanax. È un gruppo su Facebook. Professionalità, 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 e che, di cui vi lascerò il link qui sotto, poi lo potete cercare benissimo. Cine Club poraccio con Barbie Xanax. Nulla di pretenzioso, non siamo per il cinema dei sé qua, no. Sarebbe praticamente un gruppo, momentaneamente l'ho messo privato, però accetto tutti, dove parliamo insieme e decidiamo quale sarà la nuova recensione. Vi dico quando uscirà quella determinata recensione, così se vogliamo vedere tutti insieme quello stesso film, così poi ne possiamo parlare sotto i video o dove vi pare. Io sotto il mio video poi linkerò anche le recensioni, post fatti su blog che avete fatto voi che mi seguite, così facciamo proprio come se fosse un piccolo forum. Poi, se posso esservi utile per dare visibilità al vostro canale, al vostro blog, blog soprattutto, quello che vi pare, a me farebbe molto piacere. L'altra novità di quest'anno sarebbe che volevo fare qualcosa, vi ricordate Poraccino? Ma io non so chi se lo ricorda, è un nome bellissimo che devo riciclare in qualche cosa. Volevo fare delle puntate in cui parlavamo, chiacchieravamo su un argomento del cinema, per esempio il doppiaggio, eccetera eccetera. Avevo pensato di farlo live, però è molto difficile trovare tutte le persone, sono d'accordo, poi per l'orario eccetera eccetera, poi la qualità del live di YouTube fa veramente cagare, con dei blocchi così di pixel che sembra tipo colleghiamoci dall'Honduras con Barbie Xanax, io lì si sente tutto lontano a scatti, insomma una schifezza. E sto pensando di registrarlo perché forse è meno brutto. Questa cosa dobbiamo deciderla, se farla live, che secondo me sarebbe anche molto più carina, perché ci vuole un'organizzazione molto complessa complessa complessa, oppure farli registrare. Però ovviamente poi ne discutiamo sotto nei commenti come se fosse un forum, che cosa demo de. Altra novità di quest'anno sarà che farò dei video su delle domande, oh mio Dio, delle domande che mi fate spessissimo sul cinema e quindi di cui vi volevo parlare, così ne chiediamo una volta per tutte. Per esempio quella che mi fanno tantissimo: dove iniziare a studiare cinema? Come? Perché? Da dove iniziare? Bla bla bla. E quindi le facciamo, oppure domande che riguardano il cinema, per esempio cosa ne penso del doppiaggio eccetera eccetera. Però forse potrebbe essere molto simile alla rubrica di prima, ora che ci sto pensando, forse è decisamente troppo simile. Che complessità. Questo è il bello della diretta. Immaginate se io questo video l'avessi fatto live, cosa potevo dire? Tutto il contrario di tutto. Avrei potuto anche rispondere: ciao, sono Barbara, Barbara Xanax, all'anagrafe io sono Barbara Xanax e ho 23 anni. Questo è un video molto sguaiato sulle novità del 2015. Avete delle idee su come rendere più frizzantino il mio canale? Che parola da vecchio, frizzantino. A me farebbe molto sapere piacerlo. Ciao, guarda, ciao. Mi farebbe molto piacere saperlo, anche perché se qui nessuno mi guardasse io non ci avrei questo canale YouTube, starei a parlare da sola adesso, come sto facendo adesso tra l'altro, con una reflex, gesticolando davanti alla finestra e facendo la figura della cretina. Ma la cretina con un bel rossetto questa volta. Grazie mille per aver visto questo video, fatemi sapere se avete
avete delle novità, dei suggerimenti? Sì! Se qualcosa vi fa cagare, ditelo. Non fate i timidi del tipo, oh mio Dio, Barbie Xanax poi mi azzanna la gola se gli ho detto sta cosa. No, se qualcosa non vi convince, ditela. Grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo nel Favillante 2015, che speriamo sia meno di schifo del 2014. Vi auguro semplicemente questo, già questo basta, secondo me. Ciao!